C'è un altro testo scritto in greco, il quarto libro di Esdra. Sono tutti testi non ispirati, sono dei trattati teologici scritti chi lo sa da chi, non fanno parte della Bibbia e quindi non tutto va preso, diciamo così, per oro colato, tutto va sottoposto a valutazione. Quarto libro di Esdra. Si dice che esiste un uomo che non viene dalla terra, viene dal mare. Gli uomini si raccolgono per combattere questo uomo venuto dal mare. E questo uomo venuto dal mare sarebbe un uomo che Dio ha modellato, lo ha preservato dalla cattiveria degli uomini, per salvare la creazione. La creazione è stata compromessa dal peccato degli uomini, questo uomo venuto dal mare sarebbe il salvatore della creazione. Quando il combattimento sarà concluso, gli uomini ovviamente saranno sconfitti, i rimanenti, i superstiti, verranno condotti a vivere una vita con un ordinamento nuovo. Come è riuscito a vincere gli uomini, questo uomo venuto dal mare, con la sua parola, che è paragonata ad un fuoco devastante, come lui apre la bocca, come Godzilla, incenerisce il nemico. Viene chiamato sia figlio dell'uomo, sia servo di Dio. Questo è un dato che ci fa un po' riflettere. E naturalmente non tutti gli uomini sono contro di lui, alcuni gli sono subito fedeli e lui con questo piccolo gruppo fa l'esercito pacificatore della creazione. Sono figure misteriose, frutto di fantasia, per esprimere delle riflessioni che si fondano senz'altro sul testo biblico. E nel quarto libro di Esdra voi avete un tentativo di sintesi tra il personaggio misterioso dei Carmi, del servo di Yahweh, del Deutero Isaia, e il personaggio misterioso di Daniele, capitolo 7. Queste due figure sono sintetizzate dietro la figura di questo uomo che esce dal mare e che è il protagonista del quarto libro di Esdra. Qumran non andava molto per il sottile. Qumran elabora la figura di Daniele 7, figlio dell'uomo, e dice: signori miei, il figlio dell'uomo è la comunità di Qumran. Punto. Noi siamo il figlio dell'uomo. E contemporaneamente questo figlio dell'uomo viene chiamato Melchisedec, per indicare che la comunità è tutta sacerdotale. Voi dite, ma sti qua erano matti? No, no, erano finissimi. Perché? Perché nell'ambito ebraico ufficiale c'era una netta distinzione fra sacerdoti e laici. I sacerdoti erano i discendenti della tribù di Levi, tutti i discendenti delle altre tribù erano laici. Ora, se voi leggete con attenzione il capitolo 19 del libro dell'Esodo, quando Dio al Sinai dice agli ebrei: se volete fare un'alleanza con me, io vi prometto di essere il vostro Dio, e voi sarete per me un popolo di sacerdoti. Cioè tutto il popolo è sacerdotale. Mentre invece nella storia di Israele abbiamo avuto il sacerdozio levitico, che poi si distingue il sacerdozio aronitico, il sacerdozio sadduchita, ma un sacerdozio, e dalla parte opposta i laici. Qumran dice: noi siamo un popolo sacerdotale, noi siamo Melchisedec.
E quindi siamo noi gli eredi di quel popolo di Israele che era al Sinai e faceva un patto con Dio dove Dio prometteva che il popolo sarebbe stato sacerdotale. Questo era il ragionamento di Qumran. Nella prima lettera di Pietro invece si fa lo stesso ragionamento per i cristiani. Dice, là Dio non aveva detto ad Israele voi siete, ma voi sarete, quindi è una promessa. Non è un patto realizzato, ma è un patto da realizzare. Dice, noi con il battesimo siamo diventati una cosa sola con Cristo. Cristo è l'unico sacerdote, lettera agli ebrei, dunque noi siamo popolo sacerdotale. Questi erano i ragionamenti che si facevano in quell'epoca. Mentre il ragionamento di Pietro è fondato sul sacramento, cioè fondato su una realtà voluta da Cristo, e quindi tutta la riflessione è fatta su questo elemento sacramentale, capite che la riflessione che fa Qumran è una autoattribuzione interpretativa. Cioè, io la penso così. Prima con il dottore stavamo parlando della suocera di Pietro che aveva la febbre e lui dice, ma dice, se Gesù l'ha risuscitata vuol dire che era agli estremi. Ora una febbre che porta agli estremi avrebbe diverse possibilità di essere una febbre di una malattia molto grave. Esempio, una peste. Questa è un'interpretazione. Ci sono alcune schegge di elementi, arriva il medico, li legge e dice, boh, potrebbe essere A, potrebbe essere B, potrebbe essere C. Io opto per l'interpretazione B. Ma è un'interpretazione, no? Non abbiamo le cartelle cliniche per poter dire che aveva questa malattia. Mi spiego? Mentre invece, per esempio, quando c'è il papà che dice a Gesù, mio figlio viene preso dal demonio, lo sbatte per terra, si butta nel fuoco. Il medico legge e dice, qui ci potrebbe essere un caso di epilessia, perché sono descritti i sintomi. Allora sto bambino schiuma, ha queste convulsioni, il medico dice questi sintomi, è come se lui avesse il paziente davanti, perché quando c'è la descrizione dei sintomi, si è già orientati verso l'identificazione della malattia. Qui non è solo un'interpretazione, è un'interpretazione dei dati che ne porta a dire probabilmente è il cosiddetto morbo di San Valentino. Altro è dunque la decifrazione, altro è l'interpretazione. Decifrare significa avere dei dati e dare un nome a questi dati. Interpretare significa ho pochissimi dati, ne aggiungo alcuni che nel testo non ci sono e il quadro mi torna per poter interpretare. Chiaro? Qumran ha fatto questo secondo processo. Chi ha detto che è Qumran? No, Qumran dice, noi ci attribuiamo questo potere sacerdotale, perché i fondatori di Qumran sono stati un gruppo di preti che si sono staccati da Gerusalemme. Però gli altri erano laici. L'autointerpretazione è sacerdotale, l'autointerpretazione è noi siamo il figlio dell'uomo perché noi siamo gli unici che si stanno preparando ad accogliere pienamente il Messia e a mettere tutte le nostre persone a servizio di questo regno messianico come fossimo un esercito. Vedi il tema del libro di Esdra. È una presunzione interpretativa questa qui, questa di Qumran. C'è, punto e basta. C'è qualche cosa, invece, appena accennato, nel cosiddetto testamento di Abramo, non si riesce a datarlo. Il testamento di Abramo è un apocrifo dell'Antico Testamento, ma non si riesce a stabilire quando sia stato scritto.
dentro quei 300 anni, va bene? Va a sapere tutto dove. Il quale, riprendendo la figura di Enoch, cosa dice? Dice che Enoch è un giudice ed è lo scriba della giustizia, cioè è il servo acuto, preciso della giustizia. Enoch viene presentato come figlio dell'uomo. Che cosa troviamo in tutti questi scritti, chiamiamoli così, intertestamentari? Primo, che il figlio dell'uomo è legato al giudizio. Secondo, che il figlio dell'uomo è legato alla salvezza, è di tipo messianico, e che il figlio dell'uomo è legato al sacerdozio. Questi sono, diciamo, i pensieri grezzi che accompagnavano la riflessione del popolo di Israele sulla figura del figlio dell'uomo. Gesù se ne serve di questa figura, ne parla. Ed è interessantissimo notare questo dato. È una figura teologica che appartiene al Gesù storico, perché la Chiesa nascente non elabora questo testo, questa forma teologica. In Paolo non si elabora la figura del figlio dell'uomo. Nelle lettere cattoliche, prima e seconda di Pietro, prima e seconda e terza di Giovanni, Giacomo, Giuda, non si elabora il figlio dell'uomo. Giovanni accenna qualche cosa, ma pochissimo. Fondamentalmente sono i sinottici che parlano del figlio dell'uomo quando fanno parlare Gesù. Quando Gesù esprime dei concetti, fra questi esprime anche il concetto di figlio dell'uomo attribuendolo a sé. Ma non esistono riflessioni della Chiesa nascente che amplifichino o approfondiscano questo titolo cristologico. I neotestamentaristi quindi ci dicono, guardate, che l'espressione figlio dell'uomo sembra risalire dunque a Gesù stesso. Non è un'invenzione della Chiesa, perché se fosse un'invenzione della Chiesa noi lo troveremo presente anche negli altri scritti neotestamentari. Invece è riportato in maniera prevalente solo dai sinottici qualche cosa di Giovanni e poi silenzio. Gesù come adopera questo titolo? Lo vediamo brevemente, perché poi vi accorgerete che nell'Apocalisse, fra virgolette, imperversa questo titolo. La figura del figlio dell'uomo nell'Apocalisse, alle volte con l'espressione, alle volte con gli attributi, cioè con le qualità, è continuamente presente. Allora, Gesù adopera il concetto del figlio dell'uomo per indicare la sua operatività nella storia. Cioè viene adoperato questo titolo per dire io faccio qualche cosa adesso. Che cos'è che fa? Proviamo a vedere. La linea 89. Rimette i peccati. Rimettere i peccati vuol dire salvare, vuol dire compiere un'azione messianica. È padrone del sabato. Vuol dire che lui sta applicando la sapienza alla legge, non la acribia giuridica. Cioè non sta spaccando il cappello in quattro per interpretare la legge, ma investe la lettura della legge di un modo che è sapienziale nel accettare, nel comprendere la legge. Non giuridico, ma sapienziale. Sapienziale cosa vuol dire? Che prende la legge e cerca lo spirito della legge, e quindi non è chiuso dentro a parametri matematici. Il sabato è una legge, sì, parametro matematico, bisogna riposare, camminare e lavorare, non si può camminare se non per andare al tempio e tornare a casa, basta, l'unico lavoro permesso, non si può cucinare, non si può pulire, non si può scrivere, è tutto lavoro, non si può nemmeno far miracoli. E i rabbini dell'epoca di Gesù, il Shammai, erano arrivati all'assurdo.
Se un pidocchio mi punge, che faccio? Allora, Shammai era severissimo e diceva, non lo posso uccidere. Hillel diceva, ma sì, uccidilo. È un pidocchietto. Tac. L'altro dice, no, perché ucciderlo è un lavoro. E allora li puoi tirar via le gambette. A un pidocchio. Sì e no che lo vedi. E poi se sei vecchietto e ti mancano gli occhiali, che fai? Ti lasci pungere allora. Si arrivava a queste esagerazioni. Questa è l'acribia giuridica. Gesù invece dice, no, il sabato è un precetto di Dio, si va osservando, sì, ma qual è lo spirito del sabato? Il sabato redime l'uomo dal lavoro perché l'uomo scopra la sua dimensione divina. E quindi di sabato si rapporta a Dio in maniera particolare. Dunque, è il precetto a favore dell'uomo, non l'uomo a favore del precetto. È il sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Quindi, cammini un po' di più, fai da mangiare, non è importante. L'importante è che tu, in quel giorno di sabato, recuperi la dimensione divina che c'è in te. Dunque, il figlio dell'uomo è padrone del sabato. Capite? Si tratta dunque di una figura messianica che Gesù tratteggia in termini operativamente precisi. Lui non dà la definizione, ma ti piazza dentro il titolo cristologico, figlio dell'uomo, nei momenti significativi perché tu capisca che cosa significhi. Dunque, ha il potere di rimettere i peccati, è padrone del sabato, è venuto a cercare e a salvare quanto era perduto, dimensione ancora messianica, semina il buon seme, la parola. Non è il fuoco, ma il buon seme, cioè una cosa piccola che viene buttata là, il frutto lo porta. Non aver paura. Non è che la parola entrata nella persona automaticamente produca un risultato, no, è un piccolo seme, deve crescere. E quando crescerà si vedrà che frutto porta, ma bisogna aver pazienza. È povero, non ha dove posare il capo, cioè non ha fatto come obiettivo della sua vita il potere, la gloria, il regno, cosa gli verrà attribuito. Ma non è che lui lo cerchi. Mangia e beve, fa una vita ordinaria come noi, anzi viene chiamato mangione e beone. Ora ditemi voi quanta ascetica c'è dietro la vita di Gesù. E noi ne abbiamo fatto un punto d'onore della vita cristiana. Per certi aspetti abbiamo fatto bene, ma non assolutizziamo questo aspetto della vita cristiana, perché Gesù non l'ha assolutizzato. È uno strumento, Gesù lo ha adoperato all'inizio della sua vita per 40 giorni, ha digiunato ed è stato nel deserto, quindi anche lui ha vissuto una dimensione ascetica, ma non è l'elemento dominante della sua vita. Quindi anche noi è giusto che viviamo una dimensione ascetica, ma non lo dobbiamo far diventare elemento dominante della nostra vita. Non è corretto. È venuto per servire, non per essere servito. Per essere servito, quindi torniamo a quel criterio di non sono a caccia di gloria. Se mi capita la gloria, vuol dire che Dio me l'ha data. Ed infatti nel libro di Daniele si dice che è Dio a dare al figlio dell'uomo gloria, potenza e regno. I peccati contro di lui saranno perdonati. Ancora dimensione messianica. Però lui è anche un mistero. Ed infatti la figura del figlio dell'uomo viene dalle nubi. Oppure è Dio che fa salire dal mare questo essere misterioso che ha in qualche maniera custodito, preservato per sé. Questo è un aspetto del figlio dell'uomo. Un secondo aspetto, la sofferenza. Il figlio dell'uomo deve soffrire, morire e risorgere. In questo caso, su questi brani dove noi riprendiamo in mano la figura del figlio dell'uomo come colui che soffrendo salva,
E la figura del figlio dell'uomo, adoperata da Gesù, ma ripescata probabilmente dalle idee che si trovano nel quarto libro di Esdra, dove il figlio dell'uomo è anche servo di Yahweh. E il servo di Yahweh è colui che soffre per la salvezza degli altri, muore per i peccati degli altri. E lì avete tutti i brani che toccano questa tematica. Facciamo veloci perché voglio essere puntuale. Siccome ho un altro appuntamento dopo, allora alle 11 chiudiamo e mancano nel mio orologio solo 3 minutini. Terzo grande momento, terza area dell'uso che Gesù fa dell'espressione figlio dell'uomo è il giudice. Gesù dunque si presenta come Messia, come servo e come giudice. Sono i tre grandi ambiti delle argomentazioni di Gesù dove lui dice di sé: io sono il figlio dell'uomo. In quest'ultimo ambito, nell'ambito del giudizio, ci si accorge che è un giudice un po' particolare. Per esempio, una delle frasi più importanti che Gesù adopera in questo ambito semantico, questo ambito di significato, è: chi lo confessa, bene, lui lo confesserà davanti al Padre. Non dice chi è perfetto. Non dice chi adempie in maniera esattissima i precetti morali, questo è un dato interessante. Ma chi dice io sono un povero cristiano, valgo niente, perché chi imita me sbaglia. Però a livello di fede io ho fatto questa scelta. E lo dico a tutti, e non mi vergogno di aver fatto questa scelta pur non essendo coerente con questa scelta. Bene, Dio non ti chiede per il momento di più, stando ovviamente a questi testi che vi ho messo alla linea 109. Questo non significa che Gesù sia una specie di mollaccione morale, perché in Marco capitolo 13, versetto 41, si dice con chiarezza che lui, prima di venire ad emettere l'ultima sentenza sugli uomini, spazzerà via gli operatori di male. Cosa vuol dire questo togliere gli operatori di male? Li ucciderà? Li ridurrà a nulla? Li nullificherà o li convertirà? Perché se uno è operatore di male e io lo converto, l'operatore di male è sparito. Cos'è che vuol dire? Non lo sappiamo. Tenete poi presente anche che nel mondo neotestamentario la parola angelo ha più valenze, non dice solo un essere celeste. Ma se voi prendete per esempio l'inno che si trova in Prima Timoteo 3,16, Seconda Timoteo 3,16, angelo sarebbe l'apostolo, colui che annuncia. Gesù risorto apparve agli angeli e poi fu annunziato nel mondo. Quegli angeli non sono gli esseri celesti, sono coloro che lo annunceranno nel mondo, cioè gli apostoli. In linea 112, altra caratteristica: non fate calcolo sul figlio dell'uomo, perché dice giungerà come un lampo, cioè senza che uno se ne accorga, come è arrivato il diluvio, come è arrivato il castigo di Sodoma e Gomorra. Cioè la parusia che porterà il Gesù giudice, non calcoliamolo quando viene. Può venire adesso, può venire fra un miliardo di anni, non lo sappiamo, arriverà improvviso. Quindi è uno che non è il mollaccione che dice cocchi, io vi voglio bene, voglio a tutti i costi che voi siate a posto, no, arrivo e facciamo poi i conti. Poi come faremo i conti vedremo, insomma. Il giorno della sua venuta comunque è desiderato, perché scopriremo che è un giorno di apolitrosis, di liberazione. Quindi il giudizio non è un giudizio di sentenza, ma un giudizio di liberazione. Tu sei schiavo, io ti libero. Questo è fondamentalmente il giudizio.
La sua figura di giudice è universale. Lui stesso si pone il problema se quando tornerà troverà la fede. E allora la domanda è: il figlio dell'uomo giudicherà le azioni o giudicherà la fede? Cioè, hai creduto o sei stato perfetto? Se ti poni la domanda, sono stato perfetto, allora vuol dire che quel giudice sarà un giudice acribico, spaccherà il cappello in quattro. Ma se lui ti giudicherà per la fede che hai avuto, capisci che è un giudice sapiente. Le azioni hanno un loro valore, ma sono relative, perché queste azioni verranno rapportate alla maturità di fede che tu hai. Allora la cosa è diversa. Non è l'azione che è importante. L'azione verrà giudicata, ma in rapporto alla crescita, all'equilibrio, alla maturità di fede che tu hai raggiunto. E torniamo al discorso semplicissimo dei talenti. È un giudizio proporzionale, non è un giudizio uguale per tutti. Preghiera e vigilanza per fuggire le insidie e stare davanti al figlio dell'uomo. Provate ad osservare che cosa Cristo chiede per stare con Lui o stare di fronte a Lui. Ancora una volta non chiede la perfezione, ma chiede la preghiera. E la parola vigilanza, ricordiamoci che nel Nuovo Testamento è sempre legata al non perdere la fede, sta attento di non perdere la fede. Questo sta attento di non perdere la fede si dice vigilanza. Figlio dell'uomo si identifica anche come figlio di Dio. Basta vedere la risposta che lui dà al sommo sacerdote. Quando il sommo sacerdote, disperato perché a forza di interrogare non cava un ragno dal buco, gli dice: dimmi veramente, sei figlio di Dio, sì o no? E l'altro risponde: tu l'hai detto, e vedrai il figlio dell'uomo venire sulle nubi. Tac, c'è l'identificazione fra figlio dell'uomo e figlio di Dio nella persona di Gesù. Ecco, questa era la sintesi che io volevo farvi stamattina, non ci sono riuscito come volevo, ma comunque ci sono riuscito, in modo che abbiamo chiara l'idea di che cosa significa questo figlio dell'uomo. È un individuo o è una comunità? Capite che Cristo è un individuo, ma se noi siamo innestati in Lui, siamo anche noi parte del figlio dell'uomo. Quindi Lui è il figlio dell'uomo e noi no. Per un versante, per altri versanti siamo la stessa cosa. È il Messia che perdona i peccati in un certo modo, l'abbiamo visto, che interpreta la legge in un certo modo, è il servo sofferente ed è un giudice tutto particolare. Fine della trasmissione. Volevi dire... Certo, infatti Gesù adopera sia il genere letterario apocalittico, e lo adopererà più volte, sia altri generi letterari. Cioè lui non ha lasciato, diciamo così, a riposo nessun mezzo comunicativo per farsi capire. Il linguaggio verbale lo ha adoperato, il linguaggio non verbale lo ha adoperato. Nel linguaggio verbale ha adoperato tutte le forme letterarie possibili, immaginabili, che la sua cultura gli proponeva per poter trasmettere il Vangelo di Dio. Amen. Buona domenica.